Buongiorno a tutti. Questa è Masha, l'autoparlante appena arrivato per il compleanno di Roberto il 23 di maggio, un po' in anticipo. Eccoci qua. Allora siamo pronti per lo yoga quotidiano, giornata splendida. La natura nel suo massimo splendore. Godiamoci questa giornata insieme. Ecco. Vi aspetto. Ecco il primo in arrivo. Buongiorno Graziano, ho sentito tua figlia ieri per l'era al mattino e devo dire che funzionano queste sessioni via WhatsApp video. È come essere in Nuova Zelanda, l'ho trovata molto bene. Con lei stiamo facendo delle sessioni di respirazione, questo respiro le permette di guarire completamente il corpo, c'è una sensazione a un certo punto molto liberatoria, quindi anche le emozioni si scaricano e per chi soffre di stress e di questa situazione di blocco, la tecnica del respiro è potentissima, senti tutto il corpo vibrare. Quindi alla fine cercheremo di fare questo lavoro bellissimo con il respiro. Simona Gaviano, buongiorno. Eleonora, buongiorno. Sei sempre puntualissima. Abbassiamo un pochino. Grazie. Susi Masciare, buongiorno. Che bello ritrovarci. Ci dà una carica in più. Forza, io ieri avevo un profondo mal di schiena, oggi sono molto felice perché non c'è più nulla. E quindi ringrazio anche Roberta, mia sorella, che mi ha aiutato tantissimo. Ritorniamo a noi. E so che Roberta è presente, come siete presenti tutti voi, e questo mi dà una carica anche nel spiegare tutte le sessioni. State arrivando tutti, vi vedo. A scaldare il corpo rullando dall'avampiede al tallone. Funziona benissimo il tuo Marshall. Inspiro, inspiro. E poi anche un po' di inclinazioni laterali. Butto fuori l'aria. Inspiro. Poi iniziamo anche a muovere le gambe. Piegando le braccia all'esterno, salgo, inspiro. Movimenti molto ampi che coinvolgono tutta la schiena. Immagina sempre di raccogliere questo filo di lato energia della madre terra. Siamo nel mese Mariano, è il mese più forte a livello energetico. Abbiamo una luna splendida da ieri, oggi, ma soprattutto luna del sette, è la luna magica per il Buddha, per l'India, Hindu, questa rinascita completa, raccogliete quindi l'energia della luna, piena, inspiro e butto fuori di nuovo, avvicino i piedi, all'altezza delle anche, ho questo Utka, sto sedendo indietro e cerco di tenerlo il più possibile con le mani in preghiera. Allungo, cerco di sentire il tavolo, di schiacciare tutta la parte dei fianchi,
Piccola distensione, poi ritorno su. Ecco. Seconda emolazione. E inizio a mettere all'interno delle varianti. Quella torsione, ricordi il gusto di esasperare i movimenti, partendo sempre da questa grande rotondità. Peso del corpo indietro, apertura e poi chiudo di nuovo. Inspiro, spingi con le gambe. Sei un tutt'uno col corpo, le dita, le mani sono vive, così anche i piedi. Scarica tutto quel calore che ha emanato, il battito al cuore, quel plesso e quella pulsazione. Espandila verso l'esterno. E sei pronta per la terza emanazione. Ruoterai in direzione opposta. Calma. Inspirando ed espirando, movimenti molto ampi. Ardha Uttanasana. Un piede completamente in asso. Rimani con le mani. Anche là. Scendi subito sulle braccia. Immaginati che i talloni possano scendere. Appoggerai le ginocchia. E subito sei in Urdhva Mukha Svanasana. Bene il bacino, blocca. Appoggia le ginocchia se vuoi e vai in Adho Mukha Svanasana. Tre respirazioni. Verso il centro la gamba si distende e cerca ancora di abbassarti ulteriormente, testa, Shirsa, Janu, ginocchio, apertura delle anche, hai proprio una rotazione all'esterno, aperta, ascolta tutto il fianco che brucia, che si apre, come se volesse andare all'indietro. Quando torni hai la distensione della gamba e il piede si prepara. In Vasti Sasana. Un piede l'altro in Adho Mukha tra respirazioni. Con la gamba sotto, mantieni la
A fondo di lato, solleva il tallone e sei in equilibrio. Cerca di scendere con il bacino arrotonda all'indietro. Mano in preghiera, stai spingendo con la gamba, rinforza l'anca. Apertura completa, sentirai tutta la parte destra che ha lavorato in modo molto tonico, forte. Mentre la sinistra è come se fosse ancora in ombra. Sei nel guerriero dall'altro lato. Apri bene il piede, il ginocchio sopra il piede. Profondi respiri, mantieni il busto bene protetto con l'ombelico che si avvicina a te. Affondo il laterale e guardo il palmo della mano. Quando torni, lentamente ascolta le coste che si stanno sciogliendo, la schiena che si impila, apri le anche in avanti. E sei pronto a solo quell'inclinazione laterale, zinetta e compatta. Sei pronto a stirare sentendo tutta la parte esterna del piede. Hai il tallone bene in linea con le dita del piede. Guarda il palmo della mano. Quando torni, spinta il fianco. E poi sei tutta la rana per sistemare bene i piedi. Se hai aperto troppo le gambe, ritorna ad avere questa sensazione di spinta delle gambe verso il centro, verso il nostro cuore e tutta questa parte davanti. Così forte e concentrata. All'interno dell'ombelico questo potere, questa potenza, rimani pura, Uttanasana, cerca proprio di arrotolarti, svuotarti e cercare il ribaltamento. Inclinazione di lato, sei già pronto a stabilizzare la posizione, a stare in equilibrio, è il tallone che si apre. Le dita del piede possono guardarti, il busto è bene in alto, arrotonda dietro tutto il bacino. E quando sei nella spinta, forza, rinforza tutto il fianco. Ora sei nella congiunzione del piede dietro con quello davanti. Tadadana e mani in preghiera. Secondo ciclo. Espiro Uttanasana. Arda Uttanasana. Affondo con un piede, anche l'altro, rimani, Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha. Metti bene un piede al centro, apri completamente. Piazza la testa, Janu Shirsasana. Nell'inespiro, apriti con le anche, cerca di ribaltarti come se dovessi raggiungere con il piede la terra. Quando ritorni nella distensione, il piede ti permette di metterti in Shirsasana. Svanasana per tre respirazioni profonde. Uno, due, tre.
Alla fondo con la gamba sinistra. Vieni su. Di nuovo il tuo mediero. Apertura dietro, stira. E ritorna. Tutta questa bella inclinazione. Senti che è solo il tronco che si avvicina alla coscia. Tutto il resto come se fosse sempre uguale. Quando guardi la mano, distensione. Quando sali, spingi. Uttanasana. Un pochino i talloni si aprono verso l'esterno e le dita dei piedi un pochino più verso l'interno. Ancora più in fondo. Affondo dall'altro lato. Inspiro. E dall'altro lato. Che è sempre più ampio, rimani stabile con il tuo busto, solo cedendo verso la gamba. Allungami e guarda la mano e torna. Riunirai la gamba con l'altra. Siamo alla terza emanazione. Qui inseriremo Chaturanga, quindi un bellissimo lavoro da Urdhva e Cobra. Chaturanga è uno scivolamento con l'onda, come abbiamo fatto ieri con Roberta, in alternanza. Variante terza. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Affondo, rimani lì e sali subito. Il bastone. Scendi in Chaturanga. Adho, tre respirazioni. Uno. Due, immaginati questo respiro rotondo che ti attraversa. Tre. Piccolo saltello. Sono già in Uttanasana. Adho Uttanasana. Tadasana. Preghiera. Ora inserisco le onde. Da Chaturanga continuerò a fare questo passaggio dal gatto. Inspira. Uttanasana. Tienilo. Adho. Affondo, rimani lì con le braccia. Chaturanga. Urdhva. Torna
Astanga Namaskar. Bene dentro l'ombelico. Spingi e stai. Scivola appoggiandoti sui gomiti. La tua intenzione è di portare la codina, glutei sopra i talloni Vajrasana, infilando una vertebra dopo l'altra. Le feste lie che si appoggiano, si spalmano sulle cosce e ritorno in Balasana. Cammino bene con le braccia. Raso terra. La chaturanga. Ora è il cobra. Rimani con i gomiti attaccati alla dita, Bhujangasana. Torna ad un mukha e rilassa per 5 respirazioni. 1, 2, 3, 4. Turma con l'altra gamba. Chandra. Anche l'altra, Uttanasana. Anche l'altro rimane. Chaturanga. Urdhva. Torna in Astanga. Solleva. Torna subito. L'emanazione, il calore della postura della dana di Chaturanga. Quando infili una vertebra dopo l'altra, l'energia aumenta. Urdhva al contrario, siamo tornati in Balasana, siamo tornati in Vajrasana, invece di ritornare in Balasana, in una sala, saliamo. Inspirando gatto, scendo, Astanga. Due,
Italia. Immagina di disegnare un cerchio, un arco. Rilassa completamente. Chakravakasana vuol dire la fronte e le braccia lateralmente. Respira e apri completamente il trapezio. Due. Siamo pronti per gli Om. 432 MHz. Siamo sull'Om vibrazionale basso. Per prepararci per tutte le asanas in postura in piedi. Radicati. Senti la vibrazione nelle mani, tutto il lavoro che hai fatto, i samastiti, lo stai raccogliendo e lo porti verso l'alto, verso l'apice della testa. Del corpo da un lato e raccogli bene il ginocchio al petto. Raccogli bene la caviglia e la metti al limite. Mudra, pollice e secondo dito che si uniscono. Tutto dall'altro lato. Radicamento, prendo. Dal pollice al secondo dito. Mani nel chakra del cuore. Profonde respirazioni e sciogli. Sei nella posizione regale del danzatore. Dietro la gamba, dorso del piede. Apri bene la spalla. Rimani con l'ombelico in tensione. E l'altro braccio lo puoi aprire. Chiudi bene il gluteo sulla coscia, cercando di sentire tutto l'allungamento del lume. Poi torna dall'altro lato. Il danzatore. Chiude. Apertura del piccolo pettorale della spalla. Il dorso del piede sta allungando il braccio. Poi interviene l'altro per scendere un pochino.
poi ritorno schiacciando bene il tallone al gluteo. Respira, rilassa. Andiamo in Alasana per le sequenze ultime a terra. Sdrattala bene, immaginando la schiena a blocchi. Porta le ginocchia al petto, inspirando apri in modo da massaggiare tutti i fianchi. Senti rosrotolare la testa, avvicinarla e spalmarla. Inspira lateralmente e ritorna. Padasana, sei su, con i piedi e con le braccia, spalma bene questo bel radicamento con tutta la colonna vertebrale ben piena. E rilassa completamente e porta le ginocchia al petto. Cerca con i gomiti di aprire completamente, di sentire il flusso dalle ginocchia verso l'inguine. Questo sistema linfatico completamente attivato. Mani al plesso, al centro, che è il punto dell'ansia, la ferita del non amato, e il secondo chakra che rappresenta la creazione di questo nuovo fiore, questa nuova vita, di questo nuovo mondo, di questo nuovo paradigma. Scendi lateralmente, distendi le gambe. E srotola dall'altro lato con tutta la tua intenzione di rimanere spalmata con la parte alta del corpo, di sentire questo stiramento completo su tutta la fascia laterale. La testa sta rollando e sente il massaggio contro il terreno. Si piega una gamba per aprire anche l'altra. Appoggerai le ginocchia al petto e poi i piedi, i talloni molto vicini alle natiche. Appoggia i gomiti, sali bene nel ponte anche sugli avampiedi, in modo da sentire tutto il peso che scivola nelle spalle e nella testa. Metterai i pugni sotto i fianchi e respiri. Si chiama respirazione di fuoco, stai chiudendo la glottide, stai lavorando sulla ghiandola della tiroide, stai stimolando il metabolismo. Avvicina bene un piede, continua a rimanere sollevato e cerca di portare il ginocchio avanti, se vuoi distenderlo verso l'alto. Ascolta i fianchi che si stanno allineando ma che stanno su. Ritorna il ginocchio al petto e arrotondi tutta la colonna vertebrale. Il tuo sforzo è proprio di portare la codina in mezzo alle gambe. Sei nella posizione arrotondata. Rilassa completamente a terra. Solleva il bacino, spingi, allinea bene, per tornare arrotonda la schiena, stai appoggiando le vertebre dalla cervicale toracica, per ultima lombare e osso sacro.
avvicina tutti e due i piedi e li riporti in quella bellissima apertura e automassaggio dei fianchi, di tutta la zona dell'osso sacro. Butta fuori l'aria e inaspira. Punta ancora i piedi, ora andrai nella posizione della candela, passando da alasana, i mani andranno molto bene, con i gomiti molto vicini. Viparita Karani Mudra è la mezza candela, dove il flusso dalla gola arriva. Scendendo dall'ombelico, il flusso di prana. Sei nella respirazione Ujjayi. Le ginocchia riporti al petto, arrotondi la schiena e vai a distendere le gambe. Torna lentamente con le ginocchia al petto e senti questo srotolare della colonna vertebrale mentre si automassaggia tutta la schiena dietro, vertebra dopo vertebra. Appoggia subito i piedi e cerca con le mani di spingere e di distendere le cosce dalla schiena. Ti sposti su un fianco, sul lato, sei già nella posizione per salire e allungarti come prima. Quando ritorni, i ginocchi le porti davanti, la gamba sotto la distendi e vieni con il busto bene inclinato. Torna, sei a pancia in giù nel cobra, metti tutto in ordine, dalla lucertola che hai fatto lateralmente. Ora vai nel cobra, mani all'altezza del petto e spingi. Adho Mukha Svanasana, metti tutto in ordine. 5 respirazioni, 1, 2, 3, 4, 5, vai nella lucertola, scivolando bene, passando sotto, e hai questo gomito che sta spingendo il ginocchio, portando il ginocchio sopra le dita. Prepara il piede dietro, allunghi la gamba, ti siedi sopra al piede ruotato in modo da massaggiare quella parte della colonna vertebrale, dello stomaco. Sei Uttanasana, Paschimottanasana. Arretra bene il fianco, l'anca, fai in modo che ci sia questo prolungamento del busto sopra. Quando ritorni in Vajrasana, farai tutto dall'altro lato. Ti metterai sul fianco, una gamba piegata, l'altra è distesa. Vieni su, allunga e stira. Quando torni, il piede andrà portato davanti, peso del corpo in avanti. Anche questa è la lucertola invariante. Torna. Locusta. Spingi bene con i gomiti, allunga, distendi.
Bhujangasana rimane in brano. A distendersi, a prepararti ad Adho Mukha. 5 respirazioni, 1. Due. Tre. Quattro. Cinque. Preparati ad andare nella lucertola. Con la mano che andrà all'esterno spinge. Il piede si apre e scende, cercando di arretrare con il fianco. Sei già predisposto in Paschimottanasana. Vieni su quel busto, allinea una vertebra dopo l'altra, sei su un fianco e sei in Vajrasana. Abbiamo fatto un lavoro completo, bellissimo. Queste asanas che si completano una con l'altra, nel silenzio e nella natura. Ora siamo pronti al rilassamento finale. Buongiorno a tutti ancora. Stiamo facendo delle sessioni molto belle. Ecco, io spero che mi possiate vedere. Rilassatevi in Vajrasana e ascoltate i suoni della natura e delle campane, i gong. Un recupero in Yoga Nidra, Yoga Sonno. Arancio, giallo, verde, azzurro, blu indaco e viola. Lascio con il viola. Lascio con la vibrazione più alta.
vi saluto tutti. Ieri ho visto degli spettacoli di Iannacci su YouTube della 86, quindi quando io e Roberta lo conoscevamo, dell'86, e lui racconta di essere uscito da questo tunnel. Eravamo molto amici, quindi mi raccontava di questo tunnel, che è qualcosa di molto cupo, molto buio. In questa canzone raccontava che ormai il tunnel, che ne è uscito, e è lì, rimane lì, ogni tanto lo guardi e ti fa venire la pelle d'oca. Bene, noi sappiamo che è sempre lì questo tunnel in arrivo, in agguato, proprio perché esiste questa positività, questa negatività, questo yin e yang. Ma il nostro lavoro più bello, la nostra libertà più pura, è quella di riuscire a trasformare questa piccola negatività in una grande pelle d'oca, come diceva lui, in una grande sensazione intima che solo noi possiamo provare. Quindi io spero che attraverso questo yoga quotidiano voi possiate avere anche un secondo di questa sensazione di libertà e di stare bene con voi stessi, in modo che poi potete stare bene con tutti quelli che vi circondano. Un abbraccio a Roberta per il suo cagnolino, che oggi alle 16 farà la visita importante. Un abbraccio alla mia mamma e cercate di stare tutti bene, grandi cuoricini anche a voi. Elena Lazzari, buongiorno. Tiziana Fagnoni, bentornata. Oggi sei cupa, lo sento, e quindi poi ci vedremo su WhatsApp. Cerchiamo proprio di sentirci anche come voce e cercare questo interscambio. Gianluigi Racioppi, buongiorno. Sergio, Elena. E Sergio e Nea, scusami. Tiziana, tesoro. Robertina, sei pronta. Alda Mirini. Ciao Raffaella, un abbraccio grande. Susanna Latino, ciao, mi fai sempre piacere. Val Carga, Franca Cameroni, ti ho pensato oggi, ho pensato sempre alla casetta, al tempio, a questa voglia di stare lì, e quindi ti abbraccio tantissimo. Salvatore Ciluffo, buongiorno a te. Maria Mainetti, cara. Vanna Bezzu, ciao. Alessandra Del Torchio, Sartra Burizzi, Roberta Ferrario. Graziano Bulcanti, ciao tesoro, ti ringrazio tanto per Cristiana. È un piacere ed è uno scambio sempre, si chiama auto mutuo aiuto. Ci si aiuta a vicenda. Chiara Longo, un grandissimo abbraccio. Antonio Di Nocera, ciao. Ciao Antonio. Susi Masciari, Eleonora Lunoni, Simona Gaviani, che vi ho salutati all'inizio, che siete stati i primi. Ci vediamo alle 17.30 e domani alle 14.30. Un bacio.